sta per calare il sipario su queste elezioni regionali in Campania, con dati tutt'altro che trascurabili sull'astensionismo. In Campania ha votato, nella città di Napoli, meno del 41% degli aventi diritto, più di 10 punti in meno rispetto alle elezioni regionali del 2010. La Campania ha portato complessivamente alle urne circa il 51% degli elettori, troppo pochi per scegliere il candidato che governerà la regione per i prossimi 5 anni. Sul fronte dei risultati per i candidati presidenti non mancano le sorprese nelle regioni in cui si è votato. In Campania l'ex sindaco sceriffo Vincenzo De Luca del Partito Democratico, che ha sfidato tutto e tutti con la sua discussa candidatura sin dalle primarie, quando vinse con un plebiscito di voti contro lo sfidante del suo partito Andrea Cozzolino, ha vinto a sorpresa, ma non troppo, contro il governatore uscente Stefano Caldoro, sostenuto dal centrodestra. Una vittoria, quella di De Luca, annunciata anche dagli ex poll e poi confermata dal verdetto ufficiale delle urne. Una vittoria personale, quella del neopresidente. La candidatura inizialmente non era stata condivisa nemmeno dal Partito Democratico. De Luca era stato inserito anche dalla presidente della commissione antimafia Bindi tra gli impresentabili. Ricordiamo comunque che su De Luca c'è la spada di Damocle della legge Severino, che se applicata potrebbe sospenderlo dall'incarico. Ma evidentemente l'ex sindaco ha convinto bene gli elettori che è nelle condizioni di governare e superare i rischi di un'eventuale sospensione. Grande la soddisfazione del neopresidente nel corso di una conferenza stampa. Cari amici, grazie a tutti quanti voi. Abbiamo concluso nel modo che noi auspicavamo questa campagna elettorale, difficile, complessa. Ho il dovere ovviamente di ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a questo risultato che per me è straordinario. Devo rivolgere un primo ringraziamento al segretario del partito Renzi per la fiducia che ha voluto darmi e per il sostegno che mi ha riservato in tutta la campagna elettorale. È un risultato che ovviamente ci carica di grande responsabilità. Noi non faremo niente di particolare, niente più di quello che ci siamo impegnati a fare. Abbiamo detto, e lo faremo, che comincia una nuova stagione politica per la Campania e per Napoli. Comincia all'insegna della trasparenza degli atti amministrativi, della legalità. La Regione dovrà essere una casa di vetro, con l'assoluta leggibilità di tutti gli atti amministrativi, nessuno escluso, e con un'informazione permanente all'opinione pubblica e ai cittadini. Abbiamo delle priorità che dovremo affrontare immediatamente, non appena insediati gli organi. Le priorità sono quelle che voi conoscete, già questa sarà una prima novità. Manterremo rigorosamente la parola e gli impegni che abbiamo assunto nei confronti dei cittadini. Chiuderemo rapidissimamente, nel giro di poche settimane, meno di un mese, la proposta per la soluzione dei problemi a terra dei fuochi. Saremo immediatamente operativi prima di un mese, avendo l'obiettivo di liberare da questa emergenza la Regione Campania nel giro di 2, massimo 3 anni. Abbiamo l'obiettivo di affrontare in maniera rigorosa il problema dei tetti di spesa. Vedremo ovviamente di ragionare sulla situazione del bilancio e la Regione, ma dovremo anche qui mantenere un impegno che abbiamo assunto. Non è più tollerabile che alcuni servizi di laboratorio, di radiologia, sono diventati servizi stagionali. Arriviamo ogni anno a luglio e abbiamo raggiunto i tetti di spesa, i cittadini o provvedono da soli o devono aspettare un anno. Avremo altre scadenze urgenti, come la definizione di un quadro istituzionale relativo alla città metropolitana e alle province. C'è una condizione di grande precarietà dei dipendenti delle province, anche qui siamo in ritardo, dobbiamo definire rapidamente le competenze, i trasferimenti di competenze per dare serenità e stabilità anche a quanti continueranno a lavorare nelle province. E infine
dovremo cercare di bruciare i tempi per dotare la Regione Campania di tutto il quadro programmatico che consenta di poter lavorare e di fare investimenti per dare respiro all'imprenditoria del nostro territorio. Anche il presidente uscente della Regione Campania, Stefano Caldoro, ha tenuto una conferenza stampa nel suo comitato elettorale. La vittoria di De Luca, ha detto, è stata contrassegnata dagli avvenimenti di questi giorni che hanno prodotto un elemento di rivalsa a Salerno. A Salerno, dice, questa forma di rivalsa ha determinato sulla candidatura di un salernitano un risultato straordinario che dà una differenza di 110.000 voti solo sulla provincia di Salerno in 1.000 sezioni, su quasi 6.000. 110.000 voti sono una cifra elettorale incolmabile. Intanto, assicura, rimarrà tra i banchi dell'opposizione, non scapperà il giorno dopo e siederà in consiglio regionale per far valere le ragioni dell'opposizione. Intanto fare chiaramente gli auguri all'onorevole De Luca, quindi la prima questione, e poi mi avete fatto una votazione sul dato e la lettura politica, che per me ha due elementi: la prima, 110.000 voti di differenza, noi abbiamo perso per 50.000, per 2,5 punti, 110.000 voti di distacco solo a Salerno e anomalo, nel senso che evidentemente lì c'è stata un'azione forte, decisa, in difesa del sindaco di Salerno. È una rivalsa tutta salernitana, fortemente incisiva, 110.000 voti sono incolmabili, considerando il dato generale dove noi vinciamo in quasi tutte le altre province, vinciamo a Napoli, vinciamo a Caserta, di fatto vinciamo a Benevento, c'è un dato piccolo di differenza ad Avellino, ma sono numeri piccoli, e 110.000 voti sono veramente un distacco solo a Salerno, che sono una piccola parte, sono un sesto del dato elettorale, dei seggi elettorali. Evidentemente lì c'è stato un dato totalmente fuori linea, ma lo leggo così, non do una valutazione di anomalia diversa da questa, è un dato politico di reazione, credo, a tutto quello che è avvenuto in difesa del sindaco di Salerno, quindi Salerno ha avuto questa rivalsa forte nei confronti del dato elettorale. E poi il secondo punto è quello che chiaramente, io ho detto più politico, due liste che stavano con noi e poi sono passate di lì, quindi De Mita e quella che viene più ricordata come quella dei cosentiniani, queste due liste hanno fatto quel 3,5%, tra l'altro a togliere, a mettere sarebbe stato un 7, 3,5, considerando un distacco di 2,5, diciamo queste due liste hanno determinato una vittoria di De Luca. Però detto questo, io sono orgoglioso di poter lasciare una regione e quindi poi gestirla dall'opposizione, di fare il ruolo dell'opposizione con un bellissimo ruolo a prescindere da tutto, e di una regione che è con le carte in regola, una regione trasparente, che non ha voluto gestire compromessi, che non ha fatto clientele. E quindi noi guardiamo invece con una certa preoccupazione chiaramente a quello che avverrà nei prossimi giorni, anche il tema di ineleggibilità, perché è un tema poi istituzionale che si pone nei prossimi giorni. Siamo in attesa di capire se è vero quello che ha detto De Luca, cioè che a lui non si applica. Quindi se a lui non si applica, bene, inizieremo subito a lavorare, la regione non avrà voti di potere. Se invece, come purtroppo credo possa avvenire, anzi più probabile che avvenga, che invece si applichi la Severina, intanto sarebbe già una cosa negativa aver detto una cosa e fatto un'altra, è venuta un'altra, però mettiamo in conto la buona fede. E in quel caso il problema non è chiaro nei tempi, e quello che abbiamo fatto, il lavoro che abbiamo fatto si può essere compromesso, perché ci sono degli appuntamenti molto importanti nelle prossime settimane che vanno subito risolti e affrontati nell'interesse dei cittadini. Consiglio per De Luca, da dove ricominciare, da dove cominciare questa sua esperienza in una regione Campania secondo lei? Ma continuare il lavoro di una regione virtuosa, evitare che ci siano tendenze o tentazioni di compromessi, di clientelismo, di gestione di potere, che quelle sono le cose che hanno rovinato la Campania. Quindi il centro-sinistra purtroppo non ha lasciato un buon ricordo, quindi, ma noi faremo l'opposizione, saremo attenti e vigili a garantire gli interessi dei cittadini campani. Sarai capo dell'opposizione per 5 anni? Ma io sai, io credo che io farò opposizione, poi questa roba che fare il capo nel capo, io penso di poter guidare con le idee, le proposte, una linea, che è quella linea di coerenza che deve mantenere la Regione Campania in questo trend, di un trend positivo, virtuoso, che la rilancia sul piano nazionale. Questo mi pare un obbligo di tutti.
Per il Movimento 5 Stelle quello della campagna è stato un terremoto politico che dimostra il radicamento ormai acquisito nella regione. Hanno ottenuto un risultato in linea con quello europeo, almeno secondo il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, Roberto Fico. Il candidato alla presidenza della regione, Valeria Ciarambino, sfiora il 18% e si piazza al terzo posto dietro Vincenzo De Luca, centrosinistra, e Stefano Caldoro, centrodestra. A Napoli città la lista del Movimento 5 Stelle è prima con il 24,8%. Alle regionali del 2010 i grillini avevano ottenuto soltanto l'1,33%, alle camere nel 2013 il 23,1% e alle europee nel 2014 il 22%. Quanto all'astensionismo record di Napoli, dove ha votato soltanto il 46% per il presidente della commissione di vigilanza sulla RAI, è stato indotto in parte dalla scelta del governo di collocare le elezioni nell'unico ponte estivo ed in parte dalla disaffezione verso la politica dovuta ai partiti. Forte del risultato alle regionali e alla campagna, il Movimento 5 Stelle guarda alle comunali di Napoli del prossimo anno. Abbiamo chiesto ai napoletani cosa ne pensano di questo cambiamento ai vertici della regione Campania. È un burdel, è un gran casino voluto. Lei ha votato ieri? Per regola sì, di De Luca, ma credo che salta, credo che salterà senz'altro. Spero che cambi qualcosa. Spero che sia, che cambi qualcosa di buono, che sia qualcosa che ci aiuti a continuare a vivere, perché così non possiamo vivere più. Ma avresti fatto qualcosa tanto per cambiare, è stato lungo dei protesti. Che ma avresti dei look fa lo stesso che ha fatto allo Stais, Salernitana. Che amavare casa e mi si fa qualcosa di buono. 5 Stelle fosse stato buono, però 5 Stelle non ha saputo giostra. A tutti quanti dice di no, tutti no, e sempre non si può dire, sono stati pure loro con Coccorù. Una richiesta che farebbe a De Luca? È di cambiare realmente qualcosa, soprattutto per i giovani, dare qualche possibilità di più a loro, far muovere qualcosa nell'impresa, anche nella piccola e media impresa. Sono sempre gli stessi. Sale uno, scende un altro, è sempre uguale. I disoccupati ci sono ugualmente, e quello è il fatto. Speriamo che possa almeno governare, perché date le recenti vicissitudini di cui è stato protagonista, insomma, non è neanche sicuro che possa governare. Speriamo che insomma abbia occhi di riguardo soprattutto per i giovani, appunto per i ragazzi che stanno cercando lavoro e buongiorno, insomma alla nostra categoria. Un uomo di polso, quindi per me va bene De Luca, a prescindere dalla sua appartenenza politica. Che cosa chiedo? Di migliorare tutto quello che c'è da migliorare, incominciando dal porto, che è un peccato che il porto di Napoli sia stato praticamente abbandonato. E ha votato? Io ho votato, però comprendo perfettamente la gente che è completamente insoddisfatta, perché ho sempre una speranza di che cambi qualcosa, ma è difficile. Sono misurando i 2,44 m della porta, come si fa a tirare sopra la traversa? Con un giocatore che costa 50 milioni di euro e 6 milioni all'anno di ingaggio. È una cosa incredibile. Da stanotte non ci riesco a pensare. Il Napoli perde l'ultima partita di campionato e abbandona i sogni di gloria di poter approdare in Champions dalla porta posteriore, cioè il terzo posto. Il 2-4 perentorio della Lazio non lascia scampo alla squadra di Benitez, che questa mattina è volato alla volta di Madrid per prendere in gestione le merengues. Il Real Madrid infatti sarà la nuova casa dell'allenatore spagnolo. Oggi a Napoli in tantissimi si interrogano su quale sarà il sostituto di Rafa sulla panchina azzurra. Ai napoletani abbiamo chiesto il profilo del nuovo allenatore. Ecco cosa ci hanno risposto. Non mi piace Mialovic, mi piace più Spalletti. E poi ho odiato i napoletani che hanno tifato Roma la settimana scorsa. Quello mi ha dato proprio un fastidio enorme. Tecnicamente Emery vale Benitez tatticamente, però resta una tanta delusione. Ieri sera, praticamente la partita di ieri, ha racchiuso un po' l'annata del Napoli. Il
Il miracolo della Cesport Italia che, vincendo alla piscina Scandoni ai playoff, si gioca a Roma il passaggio in Serie A, un traguardo storico per una società di pallanuoto di origine vomeresi che con dedizione, fatica e ambizione entra a far parte, con queste ultime vittorie, delle grandi realtà della pallanuoto partenopea, una vera e propria prova di forza, una vittoria del gruppo. La Zurich Barbato Cesport si aggrappa dunque ad un sogno, i ragazzi di Fabrizio Rossi ci credono. Roma 2007, Arvali a capitolo fuori grotta con 9-6, pareggiati i conti, si va alla bella il 6 giugno, gara 3 da dentro fuori, al Foro Italico c'è da scrivere la storia. Il team del patron Giuseppe Esposito soffre la partenza dei capitolini, ma ci crede sempre per tutta la partita fino alla rimonta. E la notte si tinge di giallo-blu. Grazie al cuore dei ragazzi che veramente dopo il primo tempo di aver preso un parziale così netto abbiamo cacciato quella che era il cuore più che altro, perché questa partita non si poteva che vincere solo con il cuore. Sono contento perché questa è una squadra che sale la Roma allestita per andare in Serie A. Noi chiaramente è il secondo anno che siamo in Serie B, pensavamo veramente di fare una bella gara, ma non di fare una gara così da portarci alla bella, che gara 3. Sarà una battaglia difficile di Roma, perché Roma è una vasca che dove loro sono abituati a giocare, una vasca ad acqua bassa, dove abbiamo sofferto molto all'andata, però cercheremo di studiare bene la partita in modo da, non voglio dire per scaramanzia, ma in modo da fare una bella gara. A testimonianza dell'importanza di questa partita anche per la città di Napoli, la presenza sugli spalti della piscina Scandone dell'assessore allo sport del comune di Napoli, Ciro Borriello. Partecipazione importante alla manifestazione organizzata a Napoli dal Napoli Calcio Femminile, la società partenopea più rappresentativa per storie e risultati sabato scorso al Vomero. L'evento, che in contemporanea si è svolto in altre tre città d'Italia, Milano, Udine e Pescara, mirava a sostenere il movimento del calcio femminile italiano dopo i noti eventi che hanno portato alla sfiducia del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Felice Belloli, per dimostrare una volta per tutte quanto il movimento del calcio femminile sia stanco di discriminazioni e sottocultura sportiva che lo relegano come fanalino di coda europeo, pur essendo uno sport che vive di passione, entusiasmo, sacrifici e sportività. All'iniziativa ha preso parte il sindaco Luigi De Magistris, che ha simpaticamente palleggiato con alcune atlete. Sì, è un'iniziativa bella contro le discriminazioni. Il calcio è un diritto di tutti e per tutti. E quindi è un bel messaggio in una città che ha fatto delle libertà e delle lotte per i diritti civili una sua carta d'identità, e quindi anche nello sport. Italo Palmieri, direttore generale Napoli Calcio Femminile. Insieme a Napoli tante società di calcio femminile napoletane, con le ragazze che vogliono sempre avere un palcoscenico più consone al loro impegno, alle loro difficoltà di praticarlo in un territorio dove le strutture non ci sono, ma che contro tutti va avanti e cresce giorno dopo giorno.